24enne di Mercato San Severino, laureato in beni culturali con la specializzazione che sta acquisendo ora in storia medievale, e siamo qui in sua compagnia per parlare degli ultimi successi letterari ottenuti, perché Mariano è un giovane letterario che ha scritto anche dei romanzi, una raccolta di poesie, e proprio sulla raccolta di poesie ha acquisito ed ha ottenuto dei premi importanti, come quello dell'Accademia di Pestum Carmine Manzi e il Premio Internazionale Città di Viterbo per la raccolta di poesia Iridi. Allora, ciao Mario, innanzitutto grazie per avermi dedicato questo spazio. E sì, fondamentalmente, diciamo ultimamente questi premi che sono comunque arrivati sono per me indice di grande soddisfazione. Credo che comunque, soprattutto i giovani vadano incentivati in qualche modo a proseguire nell'ambito comunque dell'arte, e credo che la ricezione di un premio sia comunque una gratificazione comunque sostanziale. Sicuramente i premi letterari non sono il motivo principale per cui un poeta, un artista o anche semplicemente uno scrittore sceglie di intraprendere comunque questa carriera. Alla base c'è la passione, c'è tanto sacrificio, c'è anche lo studio e la ricerca, quello che comunque è l'ambito della scrittura. Sicuramente però, come ben ti ho detto, ecco, il premio è qualcosa che gratifica comunque la persona e permette, diciamo, allo scrittore di andare avanti con maggiore entusiasmo. Quindi sono ben felice di aver vinto questi due premi, di essermi, diciamo, piazzato anche in categorie, abbastanza elevate, soprattutto per il premio Accademia Pestum, perché comunque è anche il premio del mio paese, quindi ci tenevo particolarmente, ma anche il premio della città di Viterbo, che è comunque un premio molto molto prestigioso che appartiene all'Accademia Francesco Petrarca. Ecco Mariano, proprio parlando di poesia, oggi si sa che i giovani probabilmente attratti anche da altre forme di, non so, divertimento oppure di attenzione verso cose che sono diverse da quella che può essere, diciamo, la letteratura o altro. Avresti, come dire, una ricetta per poter avvicinare i giovani alla poesia? Perché tu hai sicuramente un modo per intendere la poesia tutto tuo, un modo particolare che potrebbe essere anche, diciamo, utilizzato come un consiglio nei confronti, diciamo, dei giovani e farli avvicinare. Se tu oggi dovessi dare, ecco qui, un consiglio, un incentivo a qualche tuo amico, a qualche giovane per avvicinarlo alla lettura della poesia, in particolar modo alla tua raccolta di poesie, cosa gli diresti? Allora, fondamentalmente, come dissi anche in un'altra intervista, la poesia deve essere resa quanto più possibile sociale. Questo vuol dire che è sicuramente importantissimo studiare quelli che sono i poeti antichi, che comunque costituiscono i pilastri di quella che è la letteratura italiana, ma è anche vero che andrebbero maggiormente analizzati e soprattutto inseriti nei programmi scolastici quelli che sono i poeti anche contemporanei. Perché dico questo? Perché i poeti contemporanei hanno, secondo me, un'abilità sicuramente particolare di entrare soprattutto in sintonia con i giovani. Ecco, prendiamo per esempio Alda Merini. Io sono un grandissimo estimatore di Alda Merini e l'adoro, però purtroppo Alda Merini è difficile che si studi alle scuole, soprattutto medie, ma anche superiori. E io mi sono avvicinato alla poesia proprio leggendo le poesie di Alda Merini. C'è stato, ecco, un coinvolgimento così grande, così forte, che ho detto no, anche io voglio comunque intraprendere questo percorso perché voglio in un certo senso essere come lei. E quindi ritengo che i giovani debbano prima di tutto avere a disposizione una poesia che è Sì. fruibile, perché sicuramente la poesia in metrica, ad esempio, è una poesia molto più complessa, che arriva già più difficilmente, è una poesia che necessita di maggiore impegno, maggiore studio, pur essendo sicuramente un'arte anche più completa, perché si sa, la poesia anche ha degli schemi fondamentalmente matematici. Però ritengo che la poesia, quanto più sia semplice, quanto più sia fruibile, tanto più possa arrivare al pubblico. La domanda che hai fatto prima riguardo comunque a come io, ecco, potessi invitare i giovani ad Un avvicinarsi, consiglio, anzi, un ti consiglio, sì. chiedo qualcosa, diciamo, di più, insomma, rispetto a quello che può essere un consiglio. Secondo te oggi i social possono essere anche un veicolo, uno strumento per poter incentivare i giovani, oppure soltanto una forma, ecco qui, di
passatempo, di divertimento, potrebbero essere anche uno strumento, diciamo, per incentivare i giovani, ecco, a leggere dei versi o dei brani di poesia? Allora, sicuramente i social, se usati in maniera corretta, possono essere un ottimo veicolo di diffusione per la cultura e soprattutto anche per la poesia. Io ad esempio, come ben sai, li utilizzo moltissimo, sì. In particolare i social sia Facebook che YouTube, attraverso dei videoclip di poesia, proprio per permettere, ecco, diciamo, a questa di essere resa più fruibile. Sono quindi sono stimolanti in modo, diciamo, da coinvolgere anche i giovani, visto che al giorno d'oggi i cantanti fanno, ecco, tanti videoclip musicali, perché non dovrebbero farli anche i poeti? E questa è una pratica che si sta molto diffondendo, soprattutto in questi ultimi tempi. Infatti vedo anche molti miei colleghi che si stanno, come dire, aggiornando e stanno utilizzando questa tecnica, che secondo me è molto valida, perché il giovane ha una percezione diversa della poesia. Già sentirla, sentire qualcuno che la recita con una certa enfasi, in un certo modo, può comunque, diciamo, aiutare già un maggiore avvicinamento nei confronti di quest'arte. Quindi sì, condivido che secondo me, ecco, i social possono aiutare molto in questo caso. Anzi, due, dove possono trovarlo questo tuo ultimo romanzo e se stai già progettando qualche altra opera? Allora, il romanzo si può scaricare in digitale su Amazon e vorrei, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che l'hanno già fatto, e sono veramente felice che l'abbiano già fatto, ecco, perché comunque è un bel tornaconto, alla fine gratificante. Mentre in formato cartaceo si può trovare in tutte le librerie digitali online e si può ordinare anche nei grandi colossi come Mondadori e Feltrinelli. E per quanto riguarda l'altro progetto, sicuramente l'altro progetto... Allora, Mariano, un'ultima, anzi, le ultime due domande che volevo farti. Dove possono trovare i lettori questa tua ultima opera, The Necklace? E volevo chiederti se stai già lavorando ad un altro progetto. Allora sì, fondamentalmente The Necklace è possibile scaricarlo subito in formato digitale e colgo questa occasione per ringraziare tutti i lettori che l'hanno già fatto. E è possibile anche trovare in formato cartaceo poi in tutte le librerie online, presso anche i colossi Mondadori e Feltrinelli e anche presso le biblioteche sia di Salerno, la Nazionale di Salerno, l'Internazionale di Firenze e di Roma. E per quanto riguarda quelli che sono i progetti futuri, la domanda che tu mi hai fatto, devo dire la verità, al momento non c'è nulla in cantiere, perché ritengo che comunque uno scrittore debba avere anche dei momenti di riposo, dei momenti in cui riflettere, per poi ripartire, ecco, con nuove idee più carico di prima. Vabbè, ci terrà informati allora. Sicuramente. Grazie allora, Maria. Grazie a te. Grazie.